Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi vi farò vedere come preparare una buona pizza. Gli ingredienti base naturalmente sono farina, acqua, lievito e sale. Qualcuno mescola assieme all'acqua anche il latte per avere comunque una pasta un pochettino più morbida e gustosa. Noi in questo caso useremo solo. Ok, adesso andiamo a impastare assieme alla farina. Iniziamo a buttare l'acqua. Ok, una volta che l'impasto inizia a diventare omogeneo, mettiamo il lievito, in questo caso veramente pochissimo, 3 g di lievito fresco. Ok, l'impasto inizia a essere bello omogeneo e versiamo un filo d'olio. E per finire un pizzico di sale. L'impasto è quasi finito, come già detto mettiamo un pizzico di sale, in questo caso 9 g di sale, e il nostro impasto sarà pronto. Ed eccoci qua, il nostro impasto è pronto. Naturalmente nel recipiente mettiamo alla base un po' di farina e cerchiamo di amalgamare il più possibile la farina. In questo caso, siccome io ho le mani molto calde, maneggio la farina con molta velocità in modo che comunque non si attacchi alla pelle. Questo è il risultato dell'impasto pronto. Adesso deve solo lievitare. Una volta preparata la pizza, quindi quando il nostro impasto sarà pronto, lo andremo a stendere su un piano ricoperto di farina naturalmente. Diciamo che con 500 g di farina che abbiamo messo nel nostro impasto riusciamo a fare 4 pizze, diciamo. E stendiamo col mattarello, le facciamo a misura e per quanto mi riguarda io scaldo la pizza in un fornetto apposito con pietra lavica. Diciamo che cerca di far sì che il sapore sia come quello di una pizza cotta in un forno a legna. In 3 minuti è bella pronta. Buon appetito!